Io ci tengo sempre a spiegare che se non ci fossero i deputati, non ci, i senatori, siamo in bicameralismo paritario, non ci sarebbe democrazia, quindi è giusto che le persone sappiano quello che noi facciamo qua dentro, perché a volte la rappresentazione che viene data del nostro lavoro è molto riduttiva perché la Camera esce nei mezzi informazione solo quando, diciamo, succedono cose un po' particolari, un po' eclatanti, no? E quindi magari i deputati che litigano tra di loro, ma la vita parlamentare non è solo questo, è chiaramente tanto di più. E allora, perché le persone capiscano l'importanza, devono sapere. Per questo io anche ogni prima domenica del mese sono qui e cambio mestiere, faccio la guida turistica, cioè le persone vengono a Montecitorio a porte aperte, che è un'iniziativa a cui tengo moltissimo, che è anche arricchita poi da attività culturali, cioè apriamo il palazzo, poi dentro c'è o una presentazione di un film o di un libro o una mostra, e quindi io accompagno le persone e spiego loro come funziona il sistema legislativo che facciamo qua dentro.